e Ciurma, con Artù che fa la pasta in sfondo. Benvenuti in questo nuovissimo video. Non grido perché sennò lui esplode. Artù! Ma a parte gli scherzi, hola Ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi mostrerò tutti i metodi per duplicare oggetti sull'ultimissima versione di Minecraft. Quindi 3, 2, 1, lasciate like, iscrivetevi se siete nuovi. Anzi, fatemi sapere nei commenti se siete nuovi e iniziamo subito. Ed, transizione di Batman. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, come prima cosa, spacca tutto quanto, proprio come ci sta facendo vedere il nostro carissimo assistente. Ora, questa qui ragazzi è quella famosissima per appunto la TNT, quindi come duplicare la TNT. Allora, si mette appunto il muretto della TNT, si mette il corallo morto, ok? E poi a una certa bisogna mettere appunto l'activator rail con il cart sopra. Ed è fatta, cioè più o meno. Ecco qua, che adesso funziona. Raga, cioè è incredibile, è incredibile. Potete quindi così ragazzi utilizzare la TNT infinita per scavare oppure anche per la vostra farm di cobblestone. Questo qui ragazzi quindi sì, funziona ed è semplicissimo. Potete mettere la leva, l'observer, quello che volete. Veramente una cavolata. Bidaro ragazzi è proprio semplice. Pistone, gli slime block messi in questo modo ed è semplicissimo. Poi il resto l'avete già visto. Comunque sì, potete scavare ragazzi proprio fino alla bedrock, cioè più o meno, anzi fin quando scoppia la TNT, insomma, ecco. Sta cercando roba? Che sta cercando? Non lo so, stava cercando roba questo, ma va benissimo, grazie assistente, gentilissimo. Altro metodo per duplicare oggetti su Minecraft. Abbiamo sempre la TNT, anzi questo qui forse l'utilizzo. Ok, vediamo cosa fa, raga, perché qua ho paura. Ok, no, raga, ha fatto da... è da... Non lo fate, non lo fate, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Allora, questo qui ragazzi è un altro metodo per duplicare oggetti. Ve l'ho mostrato tempo fa anche in un video. È quello con le stringhe e tutto quanto, insomma è particolare, guardate. Bastano due pistoni, una trapdoor, i tripwire ed è praticamente fatta. Basta mettere le trapdoor in questo modo, quindi proprio layout semplice. Avete la trapdoor, il tripwire, il pistone al centro, redstone, il tripwire, di nuovo la trapdoor e il pistone davanti. Mettete la cordicella. Fine, serve soltanto un armor stand. Ed ecco qui ragazzi che avete duplicato i tripwire. E voi state chiedendo, meme, ma che ci facciamo con i tripwire? E io che ne so, fatto sta che li potete duplicare. E ci va benissimo. Non so, cosa si possono utilizzare ragazzi i tripwire? Fatemi sapere 5 utilizzi per i tripwire qua sotto nei commenti. I più belli ci facciamo un video sopra. Carino, carino comunque. Allora, altro metodo che è ancora quello più semplice, ok? Mettere le trapdoor così, ok, e i tripwire al centro, in questo modo. Così ragazzi ne duplicate 2 alla volta. Guardate, sbam, ne avete 2 in più. Ne piazzate di nuovo 2 e avete così altri 2 in più. Molto più semplice rispetto a quella di prima. Soltanto che non è automatica, l'altra la potete un pochino automatizzare. Vediamo quest'altro metodo di duplicazione. Quindi serve un observer, ok. Faccio queste piccole strutture. Sì. Non ho capito. Mettete ragazzi lo slime. Easy, easy, easy. Fatto questo, ragazzi, mettete la redstone e avete creato, creando la leva appunto, un sistema automatico. Ed è la classica farm di carpet. Potete duplicare o le rotaie o i carpet, tutte le cose che mettete sopra praticamente agli slime block. Volete duplicare queste rotaie? Tac e lo fate. Volete duplicare le altre rotaie, tipo le powered rail? Spam e potete farlo. Potete duplicare tutto, tutto, tutto. Dalle rail ai carpet. E la cosa bella dei carpet, beh, è una, ma ve la dico tra poco. Sì, sì, abbastanza strana come cosa, devo dire. Ed ecco qua invece appunto quella con i carpet. Ora, quella con i carpet, bisogna fare questa piccola modifica, ok? Basta i tricolalli morti, altri 2 blocchi di slime e avete fatto. Ma perché utile quella dei carpet? Oltre ad avere i blocchi, ragazzi, i carpet, non so se lo sapevate, sono un combustibile, potete utilizzarli dentro le fornaci. Questo vuol dire che non dovrete più utilizzare il carbone, per esempio, ma utilizzate i carpet infiniti. Quindi, piccolo trick, se non lo sapevate, fatelo sapere nei commenti. Voglio sapere oggi quanti di voi ho dato questo piccolo trick. It's time to stop!
Adesso ragazzi, ecco qua il nostro assistente che appunto vi dimostrerà proprio quello che vi ho detto, quindi come fare tutto quanto. Naturalmente chi è esperto già lo sa, ma per chi è alle prime armi, questo è il punto per voi. Mettete appunto ragazzi degli hopper in questo modo, la fornace lì, ok. Ora lui qua sta esagerando perché volete fare voi tipo un percorso o anche con l'acqua, insomma come volete. Attivate tutto ed ecco qua che avete i carpet dentro la fornace. Ragazzi, è fatta, è fatta. Ecco qui la fornace che funziona senza coal, basta con i tappetini. Naturalmente i tappetini bruciano molto velocemente, quindi ne servono tanti. Pertanto ragazzi, tanti hopper e al massimo doppia farm di carpet infiniti. Nulla ragazzi, vi toglie che naturalmente potete mettere una fornace in più, uno smoker, una blast furnace, qualsiasi cosa che ha bisogno di un combustibile. Ed ecco qua che è fatta. Ma adesso ciurma, abbiamo questo qui. Questo è quello più sbroccato e forse più difficile perché dovete trovare lo stronghold. Allora, togliete la lava sotto, ok, come mostra il nostro carissimo assistente. Adesso mettete appunto delle fence. Ok, proprio semplicissimo. Potete farlo anche da sopra, non è un problema. Dopo aver fatto ciò, dovete attivare il portale dell'end, ok? Però prima facciamo un buchetto in alto, ok? L'ordine non è importante, ecco, ve lo sto dicendo perché mi ricordo come si fa praticamente. Si fa in questo modo. Mettete appunto così, vi mettete voi sopra. Insomma, dovete spaccare un poco di blocchi perché dovete far cascare i blocchi verso il basso. Attivate il portale, certo, un paio di torce mettetele, non come il nostro caro assistente che a quanto pare gli piace il buio. Ok, perfetto, tutto illuminato. Ragazzi, mo basta, fate cascare i blocchi dentro il portale e il gioco è fatto. Si duplicherà. Per quale motivo si duplica? Semplicissimo. Minecraft è fatto male e quindi quando il blocco passa nel portale deve andare nell'end. Ma sotto c'è la fence che lo fa sdroppare, quindi si sdroppa due volte. E quindi ecco qua che avete appunto i blocchi duplicati, tutti quelli con gravità. Quindi la sabbia, la concrete, la gravel, l'uovo del drago, l'anvil. Ragazzi, l'anvil, cioè è incredibile. Se non sbaglio, forse l'anvil se la puoi mettere nella fornace, forse ti ridà il dietro del ferro, non mi ricordo, ma tipo gli utensili in ferro sì. Quindi ferro infinito. Provateci e fatemelo sapere nei commenti, che sono curioso. Beh ciurma, detto questo, io vi aspetto questa sera alle 20 in live. In caso se avete altre domande su come duplicare gli oggetti su Minecraft, il link come sempre è in descrizione. Naturalmente lasciate un bel mi piace, un commento qua sotto. Noi ci becchiamo domani con un nuovo video, sempre alle 14, come 5 anni a questa parte. E ciurma, della prossima vedete tutto. Ciao a tutti.